Allora, buongiorno, buonasera. Siamo qui con le speciali notti dello zio Tibia, che erano tratti. No, non siamo con lo zio Tibia. Oh, ma siamo con Derriveng, i racconti del Derriveng. Ma in realtà è un omaggio a questo qui. Questo è le speciali notti dello zio Tibia del 69, edizione Mondadori, che riproponeva dei racconti a fumetti sulla rivista Creepy, Uncle Creepy. Zio Tibia, insomma, che è questo tradotto in italiano Zio Tibia, l'inquietante zio Creepy, che in realtà, perché sapete tutti che il fumetto in quei tempi lontani aveva ancora oggi, non oggi penso io, ma so, aveva il codice di autoregolamentazione perché c'era stata tutta una polemica sul fumetto che turbava le menti dei bambini, quindi i fumetti, le riviste a fumetti avevano cassato argomenti un po' forti e quindi venivano relegati in riviste specializzate come Creepy, che erano dei fumetti dell'orrore che tendenzialmente riproponevano storie di Edgar Allan Poe, Lovecraft, eccetera, eccetera, in formato fumettoso. E questo ha ispirato Tiziano Sclavi. Ovviamente c'è una storia, Tiziano Sclavi si è ispirato, mi sembra una storia di vampiri, cioè, si vede, mi sembra i vampiri. Dove uno che legge appunto Uncle Creepy, e ovviamente non poteva non ispirare Derriveng. Questo è un po' un omaggio, è un volume semi vintage, questa copertina di Fernando Proietti, nome molto romano. Si rimanda un po' agli zombie. È ovvio che la specialità di Uncle Creepy e delle riviste, cioè Creepy era una sorta di contenitore ironico da cui anche andò Gattinto, in cui certamente c'erano le storie dell'orrore, ma che poi sfociava anche spesso in grottesco e nell'ironico. Mi sembra che questa sia la chiave di questo volume, dove ci sono una serie di storie di Fumasoli, Gianmarco Fumasoli, Giancarlo Caracuzzo, Andrea Olimpieri, Massimiliano Filadoro, Alessio Maruccia, Marco Scali, Pierluigi Minotti, Antonio De Luca, Luca Ruocco, Francesco D'Ossena, Giuseppe Congedo, Riccardo Frezza, Andrea Cavalletti e Marcello Mangiantini. Il concetto è questo: non c'è Samu Stern, non appare solo Angus, che è il bibliotecario, e che ovviamente narra una serie di storie stile Uncle Creepy, esattamente il modello è questo, è diverso dal Color Fest, è un modello più vintage. Io non ho preso il Color Fest, non penso neanche di prenderlo perché non posso prendere tutto, quindi non posso prendere tutto, prendo alcune cose che queste, vabbè, alcune storie sono più. C'è la cornice di Uncle Creepy, lo zio Creepy o zio Tibia, che raccontava queste spiacevoli, spiacevoli notti dello zio Tibia, da cui insomma l'idea di mischiare horror e ironia viene anche dalla televisione, la famiglia Addams. Poi sfocerà nel Rocky Horror Picture Show, ma prima di tutto la famiglia Addams con Lerch, insomma, Ortizia, insomma. E certamente era un'America un po' meno bacchettona del fumetto super eroistico di Superman dei tempi d'oro. Poi Superman si è trasformato, eccetera, eccetera. Oggi il codice, insomma, è tutto un altro mondo, però in quei lontani anni 60. Insomma, il fumetto che cadeva nelle mani dei bambini doveva essere puro e innocente come il sederino di un fanciullo, eccetera, eccetera. Insomma, non ci potevano essere mostri, zombie, eccetera, che poi i bambini si turbano. Poi, dopo quello che ha fatto la televisione, i fumetti veramente. Si fece anche Tiziano Sclavi una storia sulla censura dei fumetti, è una storia sulle streghe, insomma. Sull'Inquisizione, che ovviamente l'Inquisizione come censura di fumetti. E che vi devo dire di queste storie? Sono tutte carine, alcune più, alcune meno. C'è una cornice di autori che ovviamente ascoltano le storie di Angus. Ci si rilascia a Samuel Stern perché ovviamente l'idea di questo fumetto è che il fumetto del terrore
esorcizza le nostre paure, ha un valore, direbbe Aristotele, catartico, purificatorio, perché andiamo a vedere Edipo che si strappa gli occhi, perché i greci, che avevano già capito tutta questa cosa, dicevano che la tragedia, che se voi leggete le tragedie greche, sono proprio uno spicinio di sangue, insomma, una cosa che anche Shakespeare, insomma, non ci andava leggero, però aveva uno scopo catartico, cioè il pubblico ne usciva purificato. E questo, infatti, è la fine del volume, dove i personaggi, insomma, di questa storia si liberano dal demone. La prima storia, ovviamente, è una storia di zombie, ma sono tutte tendenzialmente molto comiche. Oppure del grottesco, qui la chiesa, il culto dei santi, insomma. Ora non è che vi faccio tutta la rassegna di queste storie, che ci perderemo, sarebbe anche inutile, poi sarebbe spoiler a tutta randa. Il circo, alcune un po' più deboli, queste sul circo, i freak, ma si citano anche freak, il film, certo, famosi, come l'idea che persone normali, cioè la fine dei freak, la donna cattiva che aveva irretito il nano, che poi era trasformato in frigo, cioè ci sono varie citazioni, alcune come queste sono del grottesco più puro, ricorda un po' lo stile Horror Fest, questa non mi è piaciuta particolarmente, il diavolo non può non mancare, il condominio maledetto, l'ascensore per l'inferno, insomma sono varie citazioni cinematografiche, i morti, cioè sono molto, cioè, si tende un po'. Cioè, qui c'è molto più di Landog, ecco, di Landog nel senso questa ironia che era tipica di Tiziano Sclavi. Non so, sono letture così piacevoli per passare il tempo, un volume che costa comunque i suoi 5,50 euro e comunque secondo me può valere la pena di una piacevole lettura.